Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi, un nuovo glitch dei soldi che se sfrutterete fino al giorno in cui ci sarà il nuovo aggiornamento potrete trarne dei buoni benefici insomma, no? Allora, per fare questo glitch vi servirà un garage in prima posizione come nel glitch precedente, ma il glitch precedente ragazzi è stato fixato e dovete avere tutte LG nel garage e prima di uscire dal garage dovete fare lo scambio tra la prima e la seconda, cioè mettete la seconda LG a posto della prima e la prima a posto della seconda e poi uscite con la prima ragazzi, niente di più semplice. Una volta usciti con l'auto, adesso vi faccio vedere, questo garage che io ho è il primo della lista ragazzi, quindi ricordatevi che il garage in cui andrete a fare il glitch deve essere il primo della lista. Adesso io andrò a fare il glitch, un vostro amico nel frattempo vi porterà un'auto di Bennis trovata per strada e nel frattempo rimarrà nella vostra auto ragazzi, il vostro amico deve rimanere nella vostra auto, voi entrate da Bennis. Allora ragazzi, prima funzionava un amore questo glitch, adesso è stato patchato, quindi c'è questa nuova forma di questo glitch. Quindi una volta entrati da Bennis mettete la prima modifica, che è quella che io sto mettendo, e basta, mettete la prima modifica e poi continuate a modificare tutto il resto dell'auto ragazzi, tutto quello che potete modificare. Io adesso la modifico così alla cazzo di cane, tanto per giusto per farvi vedere più o meno che cosa dovete fare, mando anche un pochino in velocità il video e niente, una volta modificata tutta l'auto con tutto quello che possiate modificare al massimo ragazzi, cioè tutti i pezzi più costosi ovviamente, perché altrimenti non ha senso insomma modificare l'auto a metà per poi duplicarla a metà insomma, no? E quindi una volta modificata l'auto con tutti i pezzi più costosi andrete a completare il glitch. Allora ragazzi, in media da 800.000 per ogni auto duplicata, però siccome in questo periodo ci sono gli sconti, quindi c'è la settimana degli sconti o altre cazzate, magari dà meno soldi, quindi il mio consiglio è fatevi prima un po' di soldi, poi mettete un po' di auto in garage quando vi siete rotti il cazzo dai fa sordi e le tenete per quando finirà questa settimana degli sconti, così magari ve le pagherà anche di più le auto, no? Allora, come avete visto io ho modificato un po' alla cazzo di cane questa auto, però non è venuta neanche tanto male e la vado a mettere nel garage. Adesso vi faccio vedere ragazzi nel mio garage, in pratica nel mio garage in pratica dove devo andare a mettere l'auto c'è ancora la LG in prima posizione, quindi adesso quando io andrò a mettere l'auto in garage mi dirà garage pieno e adesso andremo a vedere garage pieno cosa dobbiamo fare. Mettiamo l'auto in garage e basta, la mettiamo a un posto che non sia il primo posto ragazzi, la mettiamo al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, insomma dove cazzo volete voi, basta che non è il primo posto. Una volta messa l'auto nel garage cosa dovete fare? Uscite a piedi, aprite il menu interazione select e fate richiedi veicolo personale ragazzi, vi respawnerà l'auto che avete appena messo in garage, solo in questo caso sarà il doppione di quell'auto e l'unica cosa che dovrete fare è prenderla e metterla in garage ragazzi, niente di più semplice, la mettete in garage e il gioco è fatto, avete fatto la vostra prima duplicazione. Potete continuare ad andare avanti così duplicando tranquillamente tutte le auto che vorrete anche in altri garage, nel senso che comunque prendete l'auto e la mettete in altri garage senza nessun genere di problema, quindi come state vedendo io ho duplicato l'auto, ce ne sono già due e potrei continuare fino a che non riempirei il garage, però ne faccio giusto un'altra veloce per farvi vedere
come dovreste fare per continuare il glitch. Avete visto che io la prima l'ho chiamata, adesso andiamo a chiamare la seconda. Chiamiamo la seconda auto, c'è la porta e la andiamo a mettere in garage. Nulla di difficile, ragazzi. Una volta che abbiamo l'auto, la mettiamo in garage. Quando ci siamo rotti il cazzo, andiamo a vendere tutte le auto. Ovviamente alcune volte vi darà il blocco giornaliero, però comunque avete sempre un patrimonio in garage, quindi sbattetevene le palle. Se oggi non ve le fa vendere, magari le vendete domani, o comunque avrete sempre tempo per venderle. In questo caso, come vedete, mi ha duplicato un'auto in più, ma andrà a sparire quell'auto. Quindi, ragazzi, è un glitch, è un po' strano questo qui. Comunque non preoccupatevi, non ci andrete a rimettere, anzi ci potrete solo che guadagnare, ragazzi. E quindi nulla, come adesso vedrete, quest'auto non mi dà molto, perché uno, non ha tutte le modifiche sbloccate, e due, comunque ci sono gli sconti. Quindi nulla, ragazzi, approfittate di questo glitch fino a che non arrivi l'aggiornamento. Per questo video è tutto, per questo glitch è tutto. Un saluto da Maxi, al prossimo video. Bye.